Il 15 dicembre prossimo l'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si esprimerà per la prima volta con le memorie sul caso Superlega. Successivamente avremo la sentenza e nel luglio prossimo il Tribunale di Madrid, grosso modo nel luglio prossimo, il Tribunale di Madrid emetterà la sentenza definitiva, perché ricordiamolo, è il Tribunale di Madrid ad essersi rivolto alla Corte UE per dirimere il caso nato tra l'UEFA e i club che hanno proposto la Superlega. Ovviamente rimane la domanda: ma come potrebbe essere la Superlega? Come potrebbe rivoluzionare il calcio europeo questa nuova Superlega? Ecco, io da tempo ho in mente un modello e nel video di oggi voglio parlarvi dei principi secondo i quali, secondo me, si può arrivare davvero a un modello piramidale del calcio europeo. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Voglio parlarvi di quello che è, secondo me, il modello migliore possibile per il futuro del calcio europeo. È una cosa che ho in testa da tanto tempo, che sicuramente riprende alcuni concetti che avete già sentito negli altri video, ma oggi voglio ulteriormente fare chiarezza su questo modello. E vado molto nei principi, ma anche nelle dinamiche che personalmente vedo potrebbero essere più interessanti per questo tipo di operazione. Come sempre vi ricordo di mettere like al video se il contenuto vi piace, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e di iscrivervi numerosi al canale. Partiamo e andiamo con ordine. Il primo principio per il futuro è molto chiaro: i campionati nazionali devono rivedere il loro formato, vanno ridotti in numero. I campionati nazionali ormai si vincono a 90 punti, sono troppe partite, significa che ci sono almeno una dozzina di partite da risultato scontato. Se andiamo a vedere la singola squadra vincitrice dei campionati, io credo che da 20 a 16 squadre si faccia un miglior servizio andando a ridurre il formato. Al contempo, io credo che ci sia una necessità di migliore qualità dei match e di maggiore competitività. La stratificazione è fondamentale nello sport. Nessuno vuole negare il diritto ad un club a risalire, ad andare a giocare in una categoria migliore, ma è evidente che questo diritto non può essere, deve essere, anche per scrivere storie di sport migliori, circoscritto e non troppo aperto, altrimenti si possono creare dei meccanismi perversi. I campionati, secondo me, dovrebbero passare da 20 squadre a 16, da 38 gare a 30, liberando 8 giornate. Lasciamo intatte le giornate di infrasettimanali. Ebbene, sono 8 giornate che di fatto sarebbero 8 weekend. 8 weekend che potrebbero essere spostati sul livello internazionale del calcio e 8 weekend che a quel punto andrebbero a dare grande valore alle gare della Superlega, perché le gare della Superlega o comunque dei campionati europei di calcio potrebbero essere vendute con migliori risultati in Asia e in America. 8 domeniche di calcio europeo. Le coppe. Attualmente la Champions League occupa 15 giornate. Sono le 13, 6 dei gironi, 7 dei playoff e poi bisogna considerare, quindi 13, bisogna considerare due in più perché gli ottavi vengono giocati su 2 settimane. Possiamo anche aggiungere le due date dei playoff per l'accesso alla Champions League. Quindi di fatto 17 giornate. Cosa sto dicendo? Che nel nuovo sistema che io prevedo, con 22 giornate, si avrebbe di fatto un risparmio di 3 date, perché attualmente si gioca 38 di campionato più 17 partite di coppe, 17 date sono le date importanti di coppe, 55 in totale, mentre si andrebbe a giocare 30 più 22, 52 in totale. Si comincia a decongestionare il calendario.
Perché i piccoli club dovrebbero accettare questo? Beh, fondamentalmente per tre ragioni. Il primo, è chiaro che nei meccanismi solidaristici del calcio europeo, e questo io credo uscirà comunque dalla Corte dell'Unione Europea, andranno previsti dei meccanismi di distribuzione dei proventi che portino comunque ad un allargamento della platea di coloro che percepiscono. Perché comunque nel calcio e nello sport in generale è importante che questa platea si allarghi. Primo principio, il sistema tedesco. A livello nazionale la grande parte della torta dei diritti TV dovrà venire divisa su due livelli, quindi Serie A e Serie B. Secondo livello, una quota di pagamento di solidarietà dalla Superlega alle leghe europee, che potrebbero essere comunque parte fondativa della Superlega stessa, della nuova piramide del calcio europeo. Io questa piramide la vedo in tre livelli, ma prima voglio aggiungere un'altra cosa. A mio modo di vedere vanno riviste anche le pause delle nazionali, che attualmente sono di 12 date complessive, perché si tratta di 4 weekend, settembre, ottobre, novembre e marzo. 4 weekend che in realtà vanno a togliere 12 date ai campionati, e che perché si smette di giocare il lunedì e si ricomincia la domenica dopo, quindi potenzialmente ci sono due turni infrasettimanali, ok? E quindi 3x4, 12. Se invece questo venisse concentrato in un mese, a gennaio, ci sarebbe un doppio vantaggio. Il primo, quello di liberare altre 4 date. Il secondo, quello di permettere, nella situazione corrente, di andare a programmare nel mese di gennaio dei possibili tornei internazionali, come quest'anno abbiamo il mondiale ad esempio a novembre-dicembre, si potrebbe invece pensare a tornei in gennaio. La Coppa d'Africa già si gioca a gennaio e risolverebbe ad esempio un problema annoso. Insomma, il primo tema da ragionare è quello del calendario, il calendario che dovrebbe essere rivisto. E attenzione, perché ulteriori date si possono risparmiare, perché nel sistema che io prevedo ci sarebbe un sistema di play-off all'americana, ovvero i play-off andrebbero disputati tutti insieme nelle ultime 3 settimane di stagione, ovvero quarti, semifinali e finale in 6 date, perché io prevedo per questo, soprattutto per il primo livello, una finale di andata e di ritorno, ma non è un problema, si può giocare anche la finale secca. Io penso che per una Lega sia meglio diminuire l'aleatorietà e giocare su andata e ritorno, anche per dare un valore in più agli abbonamenti e ai tifosi che possono vedere la loro squadra giocare la finale in casa propria. Ma tant'è, in 3 settimane a fine campionato, quando in realtà vengono decongestionate le partite durante le settimane, si avrebbe un ulteriore risparmio di date. Alla fine, grosso modo, si finisce per risparmiare 10-12 date all'anno, e questo è molto importante, perché l'adozione del sistema che vi vado a raccontare nella prossima puntata sarebbe molto importante a partire da un numero inferiore di date occupate da campionato e coppe. Grazie, ci vediamo domani per la seconda parte, in cui vi spiego per filo e per segno il modello come io l'ho immaginato.